Vedi, mi si sente il vescovo. Deve parlare ancora. Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Carissimi, saluto con affetto i responsabili del godimento apostolico, in particolare i presbiteri e il Monsignor Costantino di Cluny, per le parole così attente e puntuali sulla persona del Vescovo e sul senso che ha il Vescovo nella Chiesa. Saluto i diaconi, i dati sacerdoti che concelebrano in questa Eucaristia, voluta per inaugurare il cammino di ascolto del Vangelo anche in questo anno pastorale. È proprio la parola di Dio, la nostra guida e la nostra luce. In questa festa dell'Apostolo Andrea, annunciatore del Vangelo e pastore della Chiesa, come ci ricordava la Donnetta, ci ritroviamo dunque per ascoltare la parola di Dio e per celebrare il sacramento dell'amore di Dio per noi. La fede viene infatti dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo, ci ricorda San Paolo. Dunque, non qualunque ascolto, né un ascolto generico che accarezza le orecchie, per usare un'espressione di Paolo, ma quell'ascolto che scava nel profondo, che scruta il profondo del nostro cuore. Se ascolti e credi con il cuore, se fai la tua professione di fede, sarai salvo, dice ancora l'Apostolo. Egli sa bene che noi siamo pieni di parole, storditi, confusi e in certi momenti quasi allo sfascio. Come discepoli di Emmaus, molto spesso il nostro parlare è un parlarci addosso, un parlare di noi a noi, non un annuncio, una buona notizia. Qual è dunque quella parola che scava nel cuore, che lo scruta, che entrando dentro di te cambia la vita? Solo la parola. Allo stesso modo l'annuncio efficace è quello che trasmette non tanto noi stessi, le nostre abilità oratorie o la nostra competenza, ma la nostra esperienza di Dio. Si capisce subito se ciò che annunci viene dalla tua fede o dal tuo sapere. Con ciò non vogliamo annullare l'importanza della conoscenza. Ma ciò che conta il Padre è la carità, è l'amore, è l'impatto che quella parola ha avuto nella tua vita e l'ha trasformata, cambiata, tanto da poter dire prima e dopo l'ascolto. La mia vita non è la stessa. Quando cambi impostazione dei valori, quando dai rilievo a ciò che è veramente essenziale, quando cominci non a cercare il successo o l'apprezzamento, anche ecclesiale talvolta, ma ad essere povero con i poveri, concretamente donato a loro, lì si aprono gli occhi, lì riconosciamo il Signore operante nella vita e nella storia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. C'è un annuncio, un sistema di comunicazione, diciamo pure un modo di dare testimonianza, che avviene attraverso altri canali,
senza voce, senza parole, possiamo dire con la vita. Il firmamento rende ragione della grandezza di Dio col suo stesso esserci, è l'uomo e noi. Come possiamo testimoniare che Dio è grande, se non con la nostra vita? Le persone vengono attirate dalla potenza e dalla forza dirompente dell'Evangelo, se lo vedono incarnato in persone concrete, se lo vedono vissuto e spirito nella vita concreta di ciascuno di noi. Allora capiscono che quella parola è viva perché fa vivere, perché dona vita. Infine, il Vangelo ci tratteggia un quadro conosciuto. La chiamata dei primi quattro discepoli, suddivisi in coppie di fratelli, Pietro e Andrea, di cui oggi festeggiamo il ricordo, la memoria, Giacomo e Giovanni. Vorrei sottolineare l'importanza di questo essere fratelli. Essi sperimentano un legame non più e non solo familiare, ma spirituale, pneumatico. La parola di Gesù che li interpella e li spinge oltre è una parola creatrice. Crea nuovi legami, anche dentro i legami di sangue. Apre nuove strade di solidarietà, anche nei lavori, illumina la vita. Esemplare il fatto che loro vengono chiamati nel bel mezzo delle loro attività. Stavano pescando, gli altri invece stavano riparando le reti. Come dire, la chiamata del Signore viene, ti raggiunge anche nei momenti di fallimento, neanche tu te l'aspetti, all'improvviso, in cui non pensi che ci possa essere qualcosa di buono e di nuovo per te, quando devi aggiustare il tiro della tua vita, altrimenti non peschi nulla. In ogni caso, c'è una chiamata che comporta un lasciare e un assumere. Devi lasciare qualcosa del tuo mondo, delle tue immagini, del tuo modo di concepire la vita, dei tuoi beni. Persino devi cambiare il tuo modo di relazionarsi, di relazionarti con tuo padre, che vuol dire con la tua storia, per seguire Gesù Maestro. Carissimi figli, questa è la via del Vangelo che voi volete perseguire e nella quale vi incoraggio. Collaborate con i pastori della Chiesa. So che siete molto presenti in diverse parrocchie, ma vorrei esortarvi a lavorare insieme ad altri, a saper vivere come tra fratelli chiamati dallo stesso Signore. E nella complementarietà dei carismi che si edifica la Chiesa, e oggi è più che mai necessario. Collaborate dunque nell'unità, cercate sempre l'ultimo posto. Questa è la via del Vangelo. Siate testimoni visibili e credibili di carità. Seguite il Signore in pace. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore, ascoltaci. Per il Santo Padre Benedetto XVI, la Beata Trinità, do i colpi di grazia su grazia per condurre la barca della Chiesa nella più grande luce della verità di Cristo Gesù. Preghiamo.
Per il nostro Vescovo Luigi, il Signore Gesù che lo ha costituito pastore, maestro, guida del suo gregge, lo arricchisca di ogni dono nello Spirito Santo. Preghiamo. Per i sacerdoti, ministri di Dio e amministratore dei suoi misteri, il Signore onnipotente li rivesta di fedeltà e di giustizia, preghiamo. Per i giovani, lo Spirito del Signore doni loro un cuore capace di ascoltare la voce di Cristo Gesù che passa e chiama operaio la sua messa, preghiamo. Per le famiglie, sorrette dalla grazia e dalla verità di Cristo Signore, siano il colme di fede, carità, speranza, comunione, solidarietà, condivisione, preghiamo. Per gli ammalati e i sofferenti, Gesù passi accanto a loro per mezzo del suo corpo mistico e rechi sollievo e conforto, preghiamo. Per la Presidente del Movimento Apostolico, signora Concetta Marraffa, Cristo Gesù le conceda una sapienza sempre più viva per la guida del Movimento Apostolico, preghiamo. Per l'ispiratrice, fondatrice del Movimento Apostolico, signora Maria Marino, la Vergine Maria, Madre della Redenzione, le ottenga la grazia di perseverare sino alla fine, preghiamo. Dio dei nostri padri, che hai stabilito gli apostoli come colonna e fondamento del nuovo Israele, suscita generosi messaggeri della tua salvezza e dona a coloro che hai scelto il coraggio di abbandonare tutto per obbedire la chiamata del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Thank you.